Alcuni eventi che si sono verificati nel passato, a partire dagli anni 60 a tutt'oggi, possono essere considerati come degli antefatti, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista concettuale, della nascita e della costituzione della medicina perioperatoria geriatrica. Per esempio, un dato importante è che, in accordo con i dati della World Bank raccolti nel 2018, l'estensione della terza età ha raggiunto dagli anni 60 a tutt'oggi la lunghezza di ben 2 decadi. Conseguentemente esiste un parallelismo ben noto tra età che avanza e bisogno di chirurgia, il bisogno di chirurgia è fortemente incrementato. Questo ha permesso di fare immediatamente alcune valutazioni di massima. Ci si è reso conto che, mentre l'incidenza delle complicanze scusate, di tipo internistico è rimasta invariata, quella delle complicanze indotte dalla chirurgia invece è fortemente aumentato. Questo è stato riportato in letteratura da Patel più di 20 anni fa. Conseguentemente si è anche visto, e questo lo ha messo per iscritto Hamed qualche anno dopo, un conseguente aumento del declino funzionale, la necessità di istituzionalizzazione, l'aumento della durata della degenza e parallelamente i costi. A questo punto la comunità scientifica ci si è cominciata a interrogare su come si dovesse disegnare un PDTA dedicato per l'anziano chirurgico. Il contributo della geriatria nel segnalare il valore fondamentale e insostituibile della valutazione multidimensionale è stato determinante. Questo ha dato luogo alla formazione di centri, pionieristici, come per esempio il Proactive Care of Older People Undergoing Surgery. Scusate, ma ho avuto recentemente una faringite. Come questo, sia come studio che come struttura operativa. La conseguenza di tutto questo fatto, di tutti questi fatti, ha portato all'istituzione di una tematica nuova della medicina moderna, che è la medicina perioperatoria, caratterizzata da innovazioni operative ma anche metodologiche, grazie gentilissima, grazie, e il cui aspetto principale è rappresentato dalla interdisciplinarità. Vi prego di notare inter, non multi. Inter significa interazione, multi vuol dire siamo in tanti, però non è detto che ci comunichiamo le cose fra di noi nella maniera migliore. La cosa importante invece è proprio riuscire ad ottenere l'interdisciplinarità. In quasi tutti i paesi e in quasi tutti gli ospedali il ruolo di coordinamento fra tutte queste, tra i contributi di tutti questi professionisti, è in genere affidato ai medici anestesisti. Se volessimo accennare ad una definizione, potremmo dire che la medicina perioperatoria geriatrica è un nuovo ambito dottrinale dedicato al percorso clinico e fisiopatologico dell'anziano candidato a chirurgia, che nasce ovviamente sotto la spinta dell'invecchiamento della popolazione. Dati di oggi del Ministero della Salute ci dicono che la popolazione chirurgica in Italia, ma sono dati validi a livello europeo, è rappresentata per il 50% da pazienti con età superiore ai 65 anni. Questo è del resto una ricaduta del fatto che con l'età aumenta il bisogno della chirurgia. Parallelamente, e non sarebbe stato possibile se questi elementi non ci fossero stati, un progresso sia tecnico che metodologico. Tecnico perché strumenti che ci consentono di fare chirurgia mini-invasiva, chirurgia laparoscopica, chirurgia robotica sono essenziali. Al tempo stesso, da un punto di vista concettuale, grazie al contributo di alcuni personaggi particolarmente illuminati come Erik Ehlert, chirurgo danese che ha definito i principi del l'ERAS, di cui eventualmente parleremo più tardi, ma penso siano noti a tutti, si è costituita quindi questa branca. Però bisogna osservare una cosa, che non tutti praticano, molti si occupano di anziano chirurgico, ma di questi una minoranza fa effettivamente medicina perioperatoria geriatrica. L'elemento che fa la differenza è il modo con il quale io mi rapporto al resto del team e ai colleghi, ovvero è necessario un approccio sistemico. Questo è un concetto che sta venendo avanti molto
insistentemente in medicina. Il teorico della teoria dei sistemi, von Bertalanffy, definì un sistema come un insieme di elementi tra loro strettamente connessi e coordinati e integrati in modo da formare un tutto organico, cioè una reciprocità, un fattore influenza l'altro e quindi un errore non è compensato da un gesto che non ne tenga conto in una fase successiva. Globalmente parlando, l'approccio sistemico è ritenuto indispensabile per il governo dei processi complessi. Chiaramente questo discorso richiama un altro aspetto emergente della medicina moderna, che è la introduzione nella pratica clinica dei cosiddetti non technical skills, cioè di tutte quelle abilità che non hanno a che vedere con conoscenze di tipo tecnico o clinico, ma a che vedere con il modo nel quale i diversi operatori coinvolti in un processo si rapportano l'uno con l'altro. Approccio in team, usatissimo termine, ma dobbiamo considerare che sulla costituzione del team, sulle dinamiche del team, esistono persone che hanno scritto dei trattati. Quindi quando diciamo il mio team, devo pensarci. È il mio team o è il gruppo di persone con cui lavoro? Perché se è il mio team vuol dire che io sono partita con una riunione in cui ho convocato tutti, abbiamo preso atto di quali sono le dinamiche del team, abbiamo provato a vedere come le cose andavano, abbiamo raccolto i primi dati e ci siamo pian piano affiatati, abbiamo costruito un nostro modo di lavorare insieme. Ovviamente la condivisione degli scopi e dei metodi è fondamentale, superamento della dimensione meramente tecnica e operativa per diventare dei manager del processo di cui ci occupiamo e quindi l'inclusione di una organizzazione a sistema appunto del lavoro, il concetto di interdisciplinarità che supera quello di multidisciplinarità, la familiarizzazione con le dinamiche comunicative, non basta fare il referto e metterlo in cartella, io ho bisogno, quello che ho trovato, di discuterlo con i miei colleghi in modo da arrivare insieme ad un decision making. Principi come la centralità del paziente e il patient empowerment ovviamente sono parte essenziale di questa area del sapere, dei non technical skills. Tuttavia abbiamo ancora, nonostante siamo il vecchio continente, molte criticità, c'è una disomogeneità di approccio fra i vari ospedali, ci sono tassi elevati di complicanze in parte prevenibili ma non prevenute, tra prima di tutti il delirium post-operatorio, vorrei sapere quante equip chirurgico-anestesiologico che si occupano dell'anziano in fase preoperatoria fanno lo screening dei fattori di rischio per il post-operative delirium, procedono alla loro correzione e definiscono una chiamiamolo protocollo anestesiologico, chirurgico e perioperatorio volto a minimizzare questo rischio. Il deterioramento funzionale è un altro degli aspetti sui quali si lavora molto poco, lavoriamo ancora con i pazienti che sono a digiuno della sera prima, che stanno a letto dopo l'intervento, eccetera, eccetera, e questo va smontato. Le fasi che prenderemo in considerazione sono le considerazioni iniziali, la valutazione preoperatoria, la fase operatoria se non all'uscita dalla sala e la fase postoperatoria, quindi la organizzazione della dimissione. Circa la prima fase, la comunicazione della diagnosi o se volete il primo approccio con il paziente, non ho fatto una serie di indicazioni tecniche ma vi rimando alla lettura di quello che io considero uno dei filosofi della medicina di oggi, Atul Gawande, che è un chirurgo che forse conoscete, il nome penso sia condiviso il nostro interno, e il quale in questo libro, Be Immortal, che devo dire all'inizio è piuttosto un pugno in pieno petto, perché descrive le vicende chirurgiche dei suoi familiari, essendo lui un chirurgo, ecco, questo libro è certamente una lettura che vi consiglio. Quali sono i problemi con i quali ci confrontiamo quando abbiamo a che fare con un paziente geriatrico? Tutti noi sappiamo, abbiamo imparato a noi anestesisti, quando vediamo il paziente o noi chirurghi,
entrare nel nostro ambulatorio per la prima volta, tutti noi abbiamo sviluppato quello sguardo clinico che ti consente di mettere a fuoco rapidissimamente con una sola occhiata il modo in cui cammina, il modo in cui ti guarda, il modo in cui tiene sotto controllo il proprio livello di partecipazione alla cosa, la voglia di scappare, la difficoltà ad ascoltare, la difficoltà a leggere le carte che gli sottoponiamo. A maggior ragione sul paziente anziano, dove deficit cognitivi e difficoltà di comprensione o deficit sensoriali, uditivi e visivi sono certamente comuni. Ma dobbiamo tenere in considerazione anche una possibile destabilizzazione emotiva del nostro paziente, il quale, soprattutto nei casi in cui il decision making si debba misurare con aspettativa di vita, invasività della chirurgia, certezza o non certezza dei risultati, eccetera, eccetera, è chiaro che dobbiamo tenere presente che ci stiamo confrontando con una persona che vive una destabilizzazione emotiva a cui deve far riscontro da parte nostra una minimizzazione che non sia una raccontare la versione più bella e più edulcorata, ma che sia semplicemente volta a ridurre l'impatto emotivo di una determinata realtà biologica su di una paziente. Il paziente molto spesso tende a minimizzare, tende a negare, tende ad essere incredulo. Poi bisogna anche considerare che da parte della classe medica non pochi sono i casi in cui viene manifestato il cosiddetto ageismo. Ma questi anziani quanto tempo richiedono? Come sono complessi? Preferisco occuparmi di altri pazienti. Quali possono essere gli elementi utili per una gestione ottimale di questa situazione? Intanto acquisire abilità comunicative. Ma pensate che in una facoltà come medicina le tecniche di comunicazione non sono insegnate. Noi usciamo con la laurea in medicina, ma non sappiamo come ci si rivolge a un paziente, non sappiamo come ci si rivolge fra di noi, come ci si rapporta fra di noi. È importante in questa fase mostrare un'attitudine rassicurante che però sia supportive, non tranquillo, vedrà che tutto andrà bene. Dove ci sono problemi di limiti cognitivi da parte del paziente, complessità clinica, può essere utile coinvolgere i familiari. Quindi invitare il paziente a venire a colloquio accompagnato. I colloqui a quattro occhi qualche volta possono risultare più complessi da gestire. L'importante è non mostrare mai fretta. Nella valutazione preoperatoria, i primi ostacoli che troviamo sono, naturalmente, come già ricordato, i deficit cognitivi e sensoriali. Poi abbiamo a che fare con la complessità clinica tipica del paziente anziano, quindi polipatologia e politerapia, dove polipatologia non è la somma delle comorbidità che il paziente ha, ma a questo va aggiunto l'effetto, gli effetti multipli delle interazioni che le diverse comorbidità esercitano reciprocamente, quindi complessità clinica in senso totale. Spesso c'è un ridotto stato funzionale proprio perché l'invecchiamento d'eccellenza non viene promosso nella nostra popolazione anziana. C'è quindi necessità per anestesisti e chirurghi di competenze geriatriche, però tutti noi sappiamo che su 100 ospedali, in tutti i 100 si esercita chirurgia, forse con qualche modesta eccezione, ma in una minoranza di questi è presente una unità geriatrica. E allora dobbiamo anche considerare un altro aspetto, che allo stato attuale delle cose la formazione in geriatria nel 2023 nelle nostre università è piuttosto scarsa. Non ci sono corsi dedicati, in genere nella medicina interna c'è una parte di questo insegnamento che si occupa del paziente anziano, ma questo non ti trasmette messaggi chiave fondamentali, utili soprattutto per quando devi occuparti di paziente anziano. Durante i corsi poi di specializzazione non ne parliamo, né chirurghi né anestesisti durante la loro specializzazione hanno a che fare con contenuti di natura geriatrica. Allora, gli anestesisti del XXI secolo non hanno che una cosa da fare, familiarizzare con la valutazione multidimensionale geriatrica, che è un insieme di misure biologiche messe a punto diversi anni fa negli Stati Uniti, che prende in considerazione
quelle che possono essere le aree di vulnerabilità di un paziente anziano. Magari entreremo nei dettagli in fase di discussione qualora ce ne fosse bisogno. Comunque uno dei primi, il primo parametro è quello della valutazione dell'indipendenza, dove Badley e Adler stanno per Basic Activities of Daily Life. Il mio paziente è in grado di andare in bagno da solo, di muoversi da solo, di fare la spesa, di prepararsi da mangiare, eccetera. E le IADL, che sono le Instrumental Activities of Daily Life, il mio paziente è in grado di usare un telefono, guida un automezzo, sa gestire un conto corrente, eccetera, eccetera. Lo stato funzionale è un termine estremamente generico, ma di fondamentale, di pivotal importanza. Di solito viene valutato con il timed get up and go test, che penso sia familiare a tutti. La valutazione dello stato cognitivo, partire subito non avendo fatto una serie di un percorso di apprendimento prima può non risultare facile. Il mini mental è comunque fattibile, io l'ho implementato ad Ancona nella visita anestesiologica. Se uno non se la sente, si può utilizzare il clock test, che è certamente più semplice, anche perché il mini mental ha problemi di brevetto e da un punto di vista anche burocratico, difficoltà certamente ce ne sono. Come ricordavo prima, è importante tenere presente lo stato cognitivo, lo stato emotivo del paziente. Esiste un test specifico che si chiama Geriatric Depression Test, che può essere somministrato in almeno 3 versioni, quindi con numeri diversi di score. Addirittura ce n'è uno, se non sbaglio, di solo 3 quesiti da porre al paziente, ed è importante che io approfondisca anche questo aspetto. Per lo stato sensoriale ci rendiamo conto in genere se abbiamo a che fare con un ipo udente o un ipo vedente, dobbiamo capire se usa la protesi, molti non la usano, se vediamo che c'è un deficit e il paziente non è consapevole, è necessario che lo inviamo prima dell'intervento allo specialista di competenza, oculista o otorino, e soprattutto una forte raccomandazione con la quale andiamo, ahimè, a collidere con il mondo infermieristico. Le protesi devono sempre accompagnare il paziente, non devono stare nel cassetto, devono stare a pronta disponibilità per colui che le deve usare. Lo stato nutrizionale è valutato con un test che si chiama Mini Nutritional Assessment. È importante valutare la disponibilità di supporto familiare o sociale, e poi ce ne renderemo conto del perché. È importante ricercare la presenza di eventuale fragilità, termine forse abusato oggi, che comunque ha un significato specifico. Non è tanto un paziente gravissimo, quanto un paziente al quale basta un minimo stimolo per scendere lungo il precipizio che poi porta al decesso. Ci sono diverse scale, l'importante è dimenticarsi di percorsi come di letterature che dicono abbiamo messo a punto un test rapidissimo per capire se il paziente è fragile o no, per esempio l'Angrip, che me frega di sapere se il mio paziente contrae bene o contrae male il bicipite, i muscoli dell'avambraccio. Quello che mi serve è sapere quali sono le cause della fragilità, e quindi mi servono delle scale multiparametriche come per esempio la Clinical Frailty Scale o l'Edmonton. Poi fondamentale, come dicevo prima, ricercare i fattori di rischio del post-operative delirium e ove possibile intervenire, e in ogni caso interagire con la famiglia, prevenire paziente e famiglia sul rischio che il paziente possa sviluppare delirium. Quindi deficit cognitivi, la polipatologia, la politerapia, alcuni farmaci potenzialmente inappropriati che sono frequentissimamente usati nell'anziano, la malnutrizione, la disidratazione, eccetera. Qui potete vedere l'Edmonton Frailty Scale, che è tutto sommato metodologicamente analoga nelle sue componenti alla valutazione multidimensionale. Per lo stato cognitivo utilizza il clock test ed è integrata dalla valutazione della continenza e dal timed get up and go test. Come gestisco la valutazione preoperatoria se appunto non c'è il geriatra? Tutte queste componenti che ho introdotto nel percorso preoperatorio devono essere condivise dal team. Per esempio, questo è quello che io ho realizzato ad Ancona e che mi è parso dare
risultati positivi. Noi abbiamo chiesto ai chirurghi che ci segnalassero sulla richiesta di visita anestesiologica preoperatoria due cose che gli chiedevamo di indagare: se il paziente aveva avuto un lutto recente o una diagnosi di neoplasia e quindi che richiedesse un supporto psicologico perioperatorio, oppure domicilio isolato, nucleo familiare composto da una sola persona, qualcosa che avrebbe richiesto il supporto sociale. Poi al momento della... questo permetteva a noi anestesisti di allocare i pazienti con problemi psicologici, per esempio il martedì, perché era il giorno in cui eravamo riusciti ad ottenere 2 ore di disponibilità da parte dello psicologo. Altrettanto per chi ha problemi di mancanza di supporto sociale, familiare o sociale, gli chiedevamo di venire il venerdì, perché il venerdì avevamo l'assistente sociale che se lo prendeva in carico fin da quel momento, perché il problema è far partire tempestivamente i supporti per i operatori. Non accorgersene la sera prima dell'intervento, che ormai non ci faccio più niente. Poi le BAD e le IAD possono essere screenate dall'infermiere dell'ambulatorio di anestesia, rimane all'anestesista la valutazione del TUG, dello stato cognitivo, del geriatric depression test, dei fattori di rischio del delirium e della fragilità. Questo ovviamente richiede, visto l'allungamento conseguente dei tempi della visita anestesiologica, il coinvolgimento della alta direzione. È importante valutare preferibilmente in team i risultati globali di questa VMD, quindi discutere quali sono i fattori di vulnerabilità e le possibili azioni che possono essere effettuate, coinvolgere il paziente e la famiglia, scrivere insieme chirurghi, anestesisti e geriatri, se ci sono, le brochure informative, che così danno una visione complessiva. Ecco, deve essere importante predisporre un percorso, è importante predisporre un percorso di ottimizzazione preoperatoria. Oggi si parla molto di prehabilitation, ma non tutti gli ospedali sono in grado di effettuarla preoperatoriamente. È chiaro che determinate situazioni di deficit dello stato funzionale richiedono una fisioterapia preoperatoria, una prehabilitation, che non si esaurisce in una settimana o due, quindi tutto questo va rivisto, rivalutato assieme al chirurgo in funzione dell'individuazione della quantità di tempo che abbiamo a disposizione, che sarà diverso se io ho un paziente neoplastico o se ho un paziente invece che ha una patologia che può attendere senza problemi, per arrivare ad ottenere quello stato funzionale che mi serve. È importante anche coinvolgere la componente infermieristica, perché a differenza della classe medica, gli infermieri, quasi tutti, per non dire tutti, competenze geriatriche ne hanno. E in più la loro collaborazione alla visita anestesiologica, chiedendo loro di fare non solo da passacarte, da introduzione, ma anche di fare alcune valutazioni cliniche come le BAD e le IADL, contribuisce alla coesione del team e... è un pezzo senza il quale le cose non funzionano tanto bene. Riorganizzare, come dicevo, la tempistica di intervento di assistente sociale e psicologo, perché abbiamo risorse scarse e necessità di ottimizzare invece il nostro paziente, quindi importanza di impostare l'affiancamento psicologico dell'assistente sociale dove necessario, sino dalla fase di valutazione preoperatoria. Come lo preparo l'anziano alla chirurgia? Qualche nota quasi... apodittica. L'intervallo diagnosi-intervento dovrebbe essere breve, tenuto conto comunque delle esigenze della prehabilitation. Il ricovero pre-intervento anch'esso dovesse essere breve e confortevole. Chi di noi dice al paziente: guardi che si può portare la foto del nipotino da tenere sul comodino, se desidera si può portare il cuscino senza il quale lei non dorme come dormirebbe. Le protesi visive e auditive non devono essere messe nel cassetto, perché oddio, poi se si perdono non è responsabile l'ospedale, devono essere disponibili al paziente, perché altrimenti possiamo avere una in mancanza dei supporti necessari alle funzioni sensoriali, disorientamento e solitudine, eccetera. Il paziente deve essere invitato a muoversi e a socializzare, il digiuno preoperatorio dovrebbe essere breve, le linee guida a livello internazionale accreditate oramai 15 anni fa dicono di un pasto leggero la sera prima, fatte
salve alcune eccezioni come difficoltà di svuotamento gastrico, eccetera, liquidi chiari e zuccherati sino a 2 ore prima dell'intervento, ma noi ancora andiamo avanti col digiuno dalla mezzanotte in poi, e se il mio paziente anziano è il quinto in lista operatoria, proviamo a immaginare la conseguente disidratazione. È qui che dobbiamo mobilitarci, è qui che dobbiamo cambiare le prassi, che dobbiamo smontare delle resistenze culturali che non hanno più ragione di esistere. Nelle camere dove sono ricoverati pazienti anziani chirurgici, anziani in generale, sarebbe utile che sulla parete di fronte al letto fossero chiaramente visibili, quindi delle giuste dimensioni e della giusta grafica, un orologio e un calendario per evitare il disorientamento e soprattutto l'assenza di barriere architettoniche. Su questo ci sarebbe da dire un sacco di cose, ma per adesso ci fermiamo. Quindi è importante coinvolgere la componente infermieristica. Forse sono tornata indietro, scusate. Esatto. Ecco. Il paziente potrebbe entrare in sala operatoria accompagnato da un parente. Noi abbiamo avuto un'esperienza molto positiva su questo all'IRCA. Il paziente deve essere mantenuto in stato di comfort, non lasciato solo per tempi lunghi nelle fasi di anestesia, attenzione all'ipotermia, a cui il paziente anziano è particolarmente sensibile, al momento del posizionamento sul tavolo operatorio, e ricordarsi di evitare le manovre di trazione, che su una cute anziana può dare luogo a lesioni cutanee da frizione, utilizzare supporti imbottiti in tutte le zone soggette a compressione. Circa l'anestesia, non posso altro che dire due parole, che va contestualizzata rispetto alle caratteristiche del paziente e le caratteristiche dell'intervento. Quando è possibile preferire l'anestesia loco-regionale, perché? Perché è utile soprattutto per il trattamento del dolore post-operatorio. Quello che è ottimale è la cosiddetta blended anestesia, per esempio un intervento addominale fatto in epidurale accompagnato da un'anestesia generale leggera mi permette di evitare piani profondi di anestesia, che sono una delle anticamere del delirium post-operatorio, ma soprattutto mi consente di avere un paziente sveglio e collaborativo, perché l'anestesia non è stata troppo profonda, ma uso la via epidurale per il trattamento del dolore post-operatorio. Vanno evitate il sovraccarico infusionale, le trasfusioni solo se l'emoglobina è inferiore a 8, monitoraggio emodinamico non invasivo è, direi oggi, molto diffuso, al risveglio monitorare la funzione cardiorespiratoria fino al completo recupero, il decubito semiottonico è fondamentale per evitare inalazioni. Poi c'è il problema: questo paziente è sedato perché ha ancora addosso qualche residuo dell'anestesia o perché mi sta sviluppando un post-operative delirium di tipo ipoattivo? Allora devo utilizzare, prima di implementare qualsiasi controllo del delirium, la cosiddetta Richmond Agitation Sedation Scale, che è qui rappresentata. Se i suoi valori sono al di sotto del 2, io devo aspettare che il paziente si svegli dall'anestesia. Quando siamo al di sopra del 2, allora posso dire che il paziente non ha più effetti residui della narcosi, quindi posso procedere con i test verifica della presenza di segni di delirio. Per la chirurgia ovviamente vanno privilegiate le tecniche mini-invasive, il trend Ellenburg però, che spesso si accoppia con queste tecniche. Due minuti, ok, vedremo di farlo. Minimizzare i tempi di rischio e quant'altro. Questa parte eventualmente ne parliamo in discussione. Abbiamo delle raccomandazioni per la fase post-operatoria nella linea guida Prime, alla quale vi rimando, è una linea guida interdisciplinare prodotta in Italia. Il rischio di riospedalizzazione va gestito soprattutto nei pazienti che presentano fragilità e che sono a rischio di post-hospital syndrome e quindi di ritorno non pianificato all'ospedale. Utile le cosiddette unità di continuità terapeutica, che servono nei casi appunto di pazienti particolarmente complessi. Per concludere, questa materia è articolata e complessa, non possiamo gestirla per step separati, riconducibili a singoli operatori,
L'approccio in team è inalienabile, ogni fase influenza quella successiva, in mancanza di comunicazione ottimale la continuità terapeutica viene infranta e quindi complicanze e mortalità aumentano. Fondamentali le strutture dedicate dove raggruppare le fasi del processo, perché abbiamo solo l'ortogeriatria e non abbiamo unità dedicate per il paziente chirurgico anziano che ha una patologia neoplastica addominale o qualcos'altro. Fondamentale i meeting periodici in cui si discute come procedere su ogni singolo paziente. Ricordarsi che la costituzione del team è qualcosa che richiede sforzo, competenze, studio e pazienza. La condivisione culturale è irrinunciabile. Qui trovate un testo di cui sono editor, che è Perioperative Care of the Elderly, che unisce tutte queste cose. Ne uscirà a breve uno con il professor Riccardo Audisio, che è un collega chirurgo che ha fondato la European Society of Geriatric Oncology, e questo sarà pubblicato con Elsevier. Rapidamente vi introduco una realtà americana importantissima, un programma di accreditamento degli ospedali basato su 404 indicatori di qualità, e mi avete sentito bene, 404, quindi vengono indicati gli standard da rispettare. Dopo un po' viene effettuato un controllo, se c'è aderenza ok, e tra 2 anni torniamo a fare un controllo per vedere se c'è continuità. Da parte di chi si occupa di questo, questo approccio è fattibile sia negli ospedali piccoli che grandi, i pazienti geriatrici sono una popolazione in crescita e gli standard aiutano indubbiamente. Per restare in Italia abbiamo un master in medicina perioperatoria geriatrica che ho fondato io con l'Università di San Marino, presso la quale mi ero masterizzata in geriatria, e la Cattolica di Roma, e questi sono i link per il sito del master. E vi ringrazio dell'attenzione.